Cari amiche e cari amici di Total Photoshop, bentrovati! Sono la Cri e siamo in compagnia del buon InDesign CS5. Notate qualcosa di nuovo e di diverso in questo impaginato che ormai è diventato il protagonista di quasi tutti i nostri tutorial? Ebbene sì, c'è un pattern che ci fa compagnia e che è proprio sotto il titolo e sotto questa bella fotografia al tramonto. Ora, i pattern non sono sicuramente la materia di InDesign, ma anzi ci sono programmi come Illustrator o come Photoshop che se ne occupano in maniera eccellente. Ma se proprio noi vogliamo inserire nel nostro flusso di lavoro che riguarda l'impaginazione di InDesign anche questa tipologia di elaborazione, perché no? Non c'è un vero e proprio pulsante in InDesign che ci consente di realizzare dei pattern, proprio perché non è la sua materia e anzi elaborazioni o comunque decorazioni un pochino troppo articolate rischiano di appesantire il nostro impaginato, non dal punto di vista visivo, anche se a seconda di quello che si combina può essere anche così, ma proprio dal punto di vista di elaborazione rischia di diventare tutto più lento e un pochino più pesante. Ecco perché io consiglio di lasciar fare alcune cose ai programmi che meglio se ne possono occupare, proprio come Illustrator o Photoshop. Però perché non dare questa possibilità di riscatto e di difendersi anche a InDesign, che in fondo è in grado di farci divertire anche creando, perché no, dei semplici pattern da inserire nei nostri impaginati. Andiamo quindi in un nuovo documento e vediamo subito come poter fare. Elimino queste guide che mi sono create in un'esercitazione precedente e iniziamo a creare una bella forma. Selezioniamo lo strumento poligono proprio dalla barra degli strumenti. Con un doppio clic possiamo decidere questo poligono, quanti lati potrebbe avere e perché no anche la rientranza per creare una cosiddetta forma a stella. E allora approfittiamone, diamogli una bella rientranza al 50% con 5 lati e creiamo la nostra bella stellina. La faccio piccola e mi avvicino molto per l'elaborazione, così che dopo il nostro pattern potrà essere un pochino più delicato, con delle immagini leggermente più piccole. Bene, diamogli un colore di sfondo, magari un bel nero con una tonalità più bassa, quindi facciamo un bel grigio e gli cancelliamo la sua traccia. Ora possiamo anche un pochino arricchirla, perché no? Creiamo magari un'altra stella e gliela mettiamo sopra, così la facciamo ruotare di 180 gradi, perfetto, e la posizioniamo esattamente al centro. Magari ci aiutiamo proprio con gli allineamenti che ci mette a disposizione InDesign. Sì, così saranno anche perfettamente al centro, però non mi piace molto. Preferisco metterla proprio così. E magari la coloriamo con un grigio leggermente più scuro. Così, e anche a lei gli togliamo la traccia. Ma possiamo raggruppare questo nostro primo modulo, quindi una volta selezionate entrambe le stelline è semplice, basta schiacciare solo i pulsanti Command G o Control G se siete su un PC e abbiamo raggruppato il nostro piccolo modulo. Perché non andare ad arricchirlo anche con degli effetti? Ora sto creando proprio una cosa che potrebbe veramente appesantire il nostro impaginato e non parlo solo dal punto di vista dell'elaborazione grafica, ma anche da quello visivo, e in ogni caso creiamo questa stellina con la sua bella ombretta. Diamogli una piccola distanza e anche una piccola dimensione. Potrebbe andar bene, ma sì, diciamo che è sufficiente. Bene, ora dobbiamo giocare con le guide proprio come abbiamo visto prima, quindi trasciniamo giù dai nostri righelli tutte le guide che ci aiutano a tracciare la gabbia di questa bella stellina, proprio perché adesso la andiamo a moltiplicare e andiamo proprio a creare quello che sarà il modulo del nostro pattern. Quindi un'altra guida bene al centro qua e una guida bene al centro verticale. Per duplicare questa stellina è semplice, una volta selezionata con lo strumento proprio selezionatore tengo premuto
il pulsante Alt, vedete che la nostra frecciolina si sdoppia e ora semplicemente trascinando mi posso duplicare la bella stella. Ecco che la vado a appoggiare esattamente sulle guide che ho appena tracciato. In maniera abbastanza precisa, se possibile. Ok. Vado a tirare anche le altre guide che mi serviranno proprio al centro delle mie belle stelle e continuiamo a trascinarle. Quindi questa volta ne seleziono due, con il tasto Alt trascino e mi posiziono poggiandomi sulle mie guide. Benissimo, ora tracciamo anche la guida in verticale di queste altre due stelline. Perfetto. Ora andiamo a raggruppare tutte le nostre belle stelline, quindi le selezioniamo e semplicemente dal menu oggetto alla voce raggruppa, o come ho detto prima Ctrl G o Command G per chi lavora su Mac. Bene, tutte queste guide a che cosa servivano? Semplicemente a creare il rettangolo che andrà a contenere il vero e proprio modulo del nostro pattern. Ebbene sì, selezioniamo quindi il rettangolo e lo andiamo a tracciare esattamente da un centro all'altro delle nostre stelle. Dobbiamo assicurarci che sia posizionato con i vertici esattamente al centro della figura che abbiamo creato. Ora che abbiamo fatto questo rettangolo, dobbiamo selezionare tutte le nostre stelle raggruppate, copiarle, quindi copia. Torniamo sul nostro bel rettangolo, alla voce di nuovo modifica, gli diciamo incolla in. Tadan! Non vi sembra cambiato nulla? E invece no, togliamo le nostre belle stelle iniziali e abbiamo esattamente il modulo del nostro pattern. Signore e signori, eccolo qui. Bene, ora cosa dobbiamo fare? Semplicemente lo dobbiamo duplicare e ripetere. Lo facciamo qui, come possiamo andare a farlo in qualsiasi altro documento dove vogliamo proprio inserire questo pattern. E come si duplica e ripete in InDesign? È molto semplice anche questo. Alla voce modifica, duplica e ripeti, oppure Alt Command U come scorciatoia da tastiera, o Alt Control U se siete proprio su un PC, ed ecco che mi si apre la finestra di dialogo di questo comando, mi tiene regolate le impostazioni dell'utilizzo insomma della volta precedente, quindi mi dà un numero 2 di copie e di default mi prende la misura proprio della larghezza del mio modulo. Una cosa ho dimenticato e in effetti io sono stata un pochino distratta. Nella creazione del vostro modulo e quindi nella stellina iniziale cercate di utilizzare delle dimensioni che abbiano dei numeri abbastanza contenuti, quindi che non abbiano delle virgole esagerate, che non siano dei decimali esagerati, proprio perché poi andremo a moltiplicarli e sarà molto più semplice utilizzare delle cifre tonde piuttosto che delle cifre così insomma complesse da scrivere. Bene, ora che l'abbiamo duplicato in orizzontale, possiamo farlo anche 4 volte, perché no? Possiamo anche togliere il negativo, gli diamo un bel ok. Ecco che abbiamo moltiplicato ben 4 volte il nostro bravo modulo. Ora che è selezionato, andiamo a duplicarlo anche in verticale. Quindi 4 volte va bene, ma 0 per quanto riguarda la posizione orizzontale, e invece in verticale andiamo a inserirgli la misura dell'altezza, quindi 14,542 in questo caso. Vedete, se era solo 14 sarebbe stato più semplice. Gli diamo un bel ok ed ecco fatto. Il nostro bel pattern è creato. Una volta che avete duplicato e ripetuto il modulo tutte le volte che vi interessa e selezionato, potete con i pulsanti Ctrl Shift o Command Shift andare a ridimensionarlo ulteriormente per poterlo duplicare ancora. Perché no? Vi ricordo che le duplicazioni così articolate che pattern particolarmente complessi possono realmente appesantire e rallentare il flusso di lavoro. Quindi, se si vogliono realizzare lavorazioni del genere con InDesign è più che possibile, ma ragazzi, semplicità e soprattutto leggerezza in ogni vostro impaginato. Non mi resta altro che augurarvi un sacco di pensieri positivi. Ciao a tutti e alla prossima dalla CRI.